dedicare uno spazio a quella che per noi è una data molto significativa. Oggi si celebra la Nostra Signora di Lourdes, data l'11 febbraio della prima apparizione, e anche la giornata mondiale del malato. Tra poco andremo a Lourdes per questa preghiera speciale di oggi del Rosario, però prima vogliamo andare a Torino dall'arcivescovo, Monsignor Cesare Nosiglia, perché proprio in questo giorno da Torino ci viene un invito importante rivolto anche alle tante persone che sono a Lourdes e che stanno per partecipare e pregare il Rosario anche da casa. Eccellenza, benvenuto. Buonasera, Allora, qual è questo eccomi qua. invito? Qual è questo invito, questa sorpresa? Ma se, io voglio rivolgere a tutti i telespettatori di San 2000 e soprattutto ai cari ammalati che mi ascoltano da Lourdes e dalle numerosissime case che seguono il rosario poi alle 6. Mi rivolgo ai familiari, ai volontari, per invitarvi a venire a Torino per contemplare e pregare davanti alla Sindone durante la prossima ostensione che si terrà dal 19 aprile al 24 giugno. Guardando quel volto sofferente della Sindone e meditando la passione del Signore, riceveremo tanto conforto e speranza per le nostre pene e dolori e apriremo il cuore alla fede e all'amore più grande che Dio ci ha rivelato in Gesù Cristo. Un invito rivolto anche in maniera speciale, sentivamo, agli ammalati. So che avete preparato un'accoglienza adatta in questi giorni. Sì, abbiamo predisposto una serie di accordi con ospedali e case di cura attrezzate per accogliere nel modo migliore gli ammalati e i loro accompagnatori, sull'esempio di quello che avviene a Lourdes. Vogliamo che i nostri fratelli e sorelle infermi possano vivere serenamente e con gioia il pellegrinaggio alla Sindone e portino con sé un ricordo positivo anche per il servizio che hanno ricevuto. Oh, il Piemonte e Basta Torino. prenotarsi nell'apposito sito ufficiale. Il Piemonte in Torino stanno preparando anche un'altra festa, oltre a quella dell'ostensione della Sindone, che ricordiamo appunto 19 aprile e 24 giugno. Sono i 200 anni della nascita di San Giovanni Bosco. Che cosa organizzate? Abbiamo organizzato un'accoglienza anche qui per tutti i giovani che verranno da ogni parte del mondo, soprattutto nei nostri oratori, nelle nostre parrocchie, nelle nostre strutture. Vogliamo che questi giovani possano vivere insieme a tutti noi questo incontro con il santo dei giovani, San Giovanni Bosco, nei luoghi dove lui ha vissuto e dove ha iniziato il suo ministero, soprattutto nei weekend, ma io direi in particolare nei giorni 19, 20, 21 giugno, in occasione della visita del Papa Francesco. In quella circostanza abbiamo programmato una 3 giorni speciali proprio per i giovani sullo stile della GMG. Ci sarà il pellegrinaggio alla Sindone, la visita ai luoghi di Don Bosco, incontri di preghiera e la grande veglia il 20 giugno sera in attesa del Papa che parlerà direttamente ai giovani la domenica 21. E anche qui invito tutti i giovani a prenotarsi nel sito ufficiale della Sindone. Grazie, grazie davvero di questi inviti. Arrivederci dunque presto a Torino. Ci saremo anche noi di TV 2000 con le telecamere. Grazie davvero, saranno settimane di impegno e di gioia quelle che vi attendono. Grazie, eccellenza.